Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Il primo anniversario continua ovviamente a incalzare i giocatori che sto notando tornare indietro. Ci sono tante persone che stanno ritornando praticamente a giocare. Ci sono parecchie persone anche che hanno iniziato a giocare grazie a questo primo anniversario e la cosa non può che farmi felice. Ovviamente vi ricordo che abbiamo ancora un paio di posti disponibili in Gilda 2, che in un modo o nell'altro stiate cercando un gruppo italiano che gioca ad Ever Crisis. Abbiamo costruito un bel gruppetto di due gilde praticamente quasi piene di italiani, quindi già una sessantina di persone che possono interagire e giocare tra di loro. E quindi vi ricordo che se appunto state cercando una gilda o comunque vogliate ricominciare a giocare, il Discord è in descrizione. Entrate e richiedete semplicemente il posto in Gilda 2. Se sarà disponibile vi verrà liberato, altrimenti potreste comunque rimanere all'interno del gruppo, prendere informazioni e giocare comunque con altre persone italiane qualora vi sentiate soli, tra virgolette. Detto ciò, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che, come avevamo predetto già ieri, è uscito effettivamente il nuovo banner. Infatti abbiamo la possibilità di controllare le news e avere la possibilità di vedere che il banner ovviamente in questione è quello di Yuffie. Quindi non abbiamo Tifa, purtroppo, per il momento, ma al suo posto abbiamo Yuffie. Una Yuffie che devo dire essere molto interessante, ma di questo ne parleremo a parte, in un video a parte. Battle Ranking numero 4, che praticamente fa il suo debutto all'interno del gioco con la nuova metodologia di calcolo del punteggio, che per chi se lo fosse perso adesso tiene conto di entrambi gli high score in ciascuna battaglia, visto che le Battle Ranking si dividono fondamentalmente in due stage e precedentemente avevamo un solo max score o comunque un solo high score che ci consentiva di entrare in classifica per competere con gli altri giocatori. Ora invece la nuova metodologia, il nuovo sistema, prevede l'unione dei due best score del primo e del secondo stage. Ovviamente le ricompense cumulative con tutti quanti gli altri try saranno sempre e comunque disponibili, quindi ognuno di noi avrà delle ricompense individuali con l'aggiungersi dei vari punteggi, anche se non migliori, quindi anche se non high score, mentre invece gli high score si uniranno tra di loro per posizionarci nella classifica. Infatti, come potete notare, avremo la possibilità di selezionare i vari bonus all'interno di entrambi gli stage, quindi sia lo stage 1 che lo stage 2, e poi successivamente competere per ottenere il miglior punteggio possibile. Per quanto riguarda ovviamente le ricompense, avremo due tipi, anzi in questo caso addirittura tre tipi di ricompense, ovvero le ricompense in base al nostro ranking, quindi in base al nostro posizionamento in classifica, le stage level reward, quindi completare gli stage in tutte le sue sfaccettature ci consentirà di ottenere ricompense, e poi invece il total point reward, che è esattamente quello che vi dicevo poco fa, ovvero tutti i nostri try verranno sommati in un punteggio a parte che servirà soltanto al singolo individuo per accumulare risorse, mentre invece il ranking rewards sono per l'appunto le ricompense in base al vostro posizionamento in classifica alla fine dell'evento. E poi vabbè, come già detto prima, gli stage level rewards sono appunto le ricompense che vi verranno fornite al completamento degli stage. Infatti, come potete notare, le ranking reward ti permetteranno di ottenere le ricompense di questo evento esclusivo con un nuovo, diciamo, con una nuova targhetta, come potete vedere questo, e anche materiali per la sintesi delle vostre materie. Inoltre, i giocatori che si classificheranno dal primo al 150° posto riceveranno una targhetta esclusiva in base al loro rango, quindi danno la possibilità di agghindarsi per benino, in, diciamo, al completamento di questo evento.
Successivamente gli stage level reward ci consentono di ottenere ricompense come i cristalli blu, i mitri lingot e anche appunto le mitri lore, quindi mitri lingot e mitri lore, in base ad ogni livello che noi riusciamo a completare. Quindi è probabile che ci siano più livelli da dover completare. E poi invece accumulare diciamo materiale per diciamo accumulare materiale per potenziare le armi tramite appunto le total point reward, quindi blue crystal, mitri lore e altri oggetti, completando più volte anche la stessa battaglia, quindi cercando di migliorare il proprio high score, ci consentirà comunque di ottenere diverse ricompense. Il primo stage è uno stage molto particolare perché combatteremo contro Genova Birth. Noi già la conosciamo bene come boss, sappiamo effettivamente che cosa combina, e l'elemento, anche in questo caso il non elemento, sarà più efficace. Inoltre viene anche suggerito il fatto che il nostro avversario utilizzerà potenti attacchi magici, però abbassare l'attacco magico e aumentare la difesa magica saranno ovviamente la chiave per poter sconfiggere questo avversario. Inoltre bisognerà avere delle contromisure contro la fatigue e il fog, quindi bisognerà fare comunque particolare attenzione. Devo dire che sicuramente qui Cloud darà una grande mano, ma anche la nuova Yuffie darà una grande mano, e vedremo successivamente il perché. Quando analizzeremo il banner scoprirete il perché questa Yuffie mi ha spiazzato, e ovviamente risulterebbe essere un grande innesto per tanti giocatori. Mentre invece per quanto riguarda il secondo stage, purtroppo anche in questo caso l'elemento terra sarà efficace. Infatti il nostro avversario sarà il Baluar King, mannaggia lui, debole all'elemento di tipo terra. Gli attacchi magici saranno efficaci, quindi Sephiroth, Vincent qui giocano un ruolo fondamentale, e in aggiunta gli attacchi che colpiscono tutto il party saranno efficaci, dato che il boss praticamente evocherà dei minion per combattere. Quindi qui Cloud già ha un ruolo estremamente importante, proprio perché riesce a fare danni a OE, però essendo che comunque gli attacchi magici sono efficaci, anche un bel Sephiroth Limit Break qui potrebbe essere un'ottima alternativa, con un doppio setup magico terra e limit break, proprio per riuscire in un modo o nell'altro a gestire entrambe le cose. Però ovviamente ognuno avrà la sua strategia, anche perché Cloud facendo danni fixed non ha problemi dal punto di vista di tipologia magica o fisica. Sarebbe un peccato se il boss si mettesse la protezione fisica, perché se la protezione fisica entra in gioco i danni fixed non funzionano, e quindi questo è un problema, potrebbe essere un problema. Mentre invece per quanto riguarda il banner di Yuffie, diamo semplicemente una piccola occhiata, lo analizzeremo nel dettaglio col prossimo video, dove praticamente abbiamo nuovamente Yuffie, cioè anzi abbiamo un Yuffie come personaggio, ma come potete notare la lama di Sephiroth, quindi la Genji's Blade, è presente anche in questo banner. Vi ricordo che l'ultimate di Sephiroth sarà disponibile in tutti i banner Limit Break dell'anniversario, con appunto Bahamut annesso. Quindi non abbiate premura, non sprecate le vostre gemme, ma conservatele sul personaggio che effettivamente vi interessa di più. E per quanto riguarda Yuffie, ovviamente che cosa dobbiamo dire? Che riceve ovviamente la sua nuova arma, ovvero il Bahamut Cutter, che sblocca l'attacco Razor Wings. Quindi 4 barre ATB, 1080% di danno fisico non elementale al singolo nemico, in più il danno viene incrementato di 1.3 se il nemico è debuffato, e inoltre incrementa la difesa magica di tutti gli alleati. Quindi capite bene che quest'arma è un qualcosa di estremamente forte, ma ne parleremo a tempo debito, nel banner a parte, nel video a parte, perché c'è veramente tanto da dire. C'è veramente tanto da dire, e quindi vi aspetto poi all'analisi del banner. Mentre invece per quanto riguarda il vestito, anche in questo caso abbiamo il Bahamut Mantle, che praticamente ha la stessa funzionalità
delle skin o comunque dell'equipaggiamento di Cloud. Quindi boost attacco generico per tutti quanti gli alleati e il Bahamut's Bite, che è questo nuovo buff unico che consente di incrementare l'attacco fisico e inoltre anche l'abilità del danno fisico quando la nostra stanza d'attacco raggiunge il massimo del potenziale. Mentre invece l'Ultimate Weapon la conosciamo già, sappiamo qual è l'Ultimate di Sephiroth, 2000 danni non elementali sia fisici che magici e inoltre, cioè contro il nemico singolo, e inoltre abbiamo la possibilità di buffare il personaggio in questione, ovvero Sephiroth, di ben 4 tacche in attacco fisico e in attacco magico. Quindi direi un bel innesto per quanto riguarda Sephiroth. Anche in questo caso continueremo ad accumulare le Mako Gems, quindi esattamente come su Opera Omnia abbiamo praticamente un Ultimate Weapon che rappresenta la Burst e poi i token, chiamiamoli così, token Burst, se vogliamo descriverli in questa maniera, rappresentati dalle Mako Gems. Che poi possono essere accumulate e scambiate per gli oggetti in sovraimpressione, ovvero l'Ultimate di Sephiroth se non la riuscite a trovare dai banner, oppure i brand di livello 5 stelle, comunque di qualità massima, che consentiranno appunto di incrementare le statistiche delle vostre armi nel miglior modo possibile. Detto ciò, ovviamente c'è anche da parlare dell'aggiustamento di Yuffie. Come già detto in precedenza, avremmo ricevuto un update o comunque un miglioramento grafico per quanto riguarda il modello di Yuffie. E infatti, come potete notare, il modello di Yuffie è stato sistemato. Continueranno ovviamente a fare degli aggiustamenti grafici per migliorare tutti gli aspetti dei personaggi presenti all'interno del gioco. E quindi poi i ringraziamenti per continuare a supportare il lavoro dietro Ever Crisis. Detto ciò, io non devo dirvi più nulla, ormai sapete bene come funzionano i Ranking Dungeon. Se avete difficoltà ci sono i video dedicati dove spiego proprio il funzionamento degli stessi. Io vi aspetto tra circa mezz'oretta con l'appuntamento dell'analisi banner, perché ci sarà da discutere. Sì, ci sarà decisamente da discutere. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!